La questione della gestione del ciclo dei rifiuti rimane un problema drammatico per Battipaglia e per l'intera provincia di Salerno. Dai miasmi ai controlli, alla crisi legata alla difficoltà improvvisa del conferimento dell'umido, alla questione dei costi elevatissimi del conferimento stesso, che dà l'idea anche del giro di interessi che si concentrano in questo settore, alla questione dello stoccaggio del secco tritrovagliato nell'impianto STIR di Battipaglia in attesa della riapertura delle linee di termovalorizzatore di Acerra. Al progetto di realizzazione dentro allo STIR di un impianto di compostaggio fino al mancato decollo degli ATO. L'amministrazione di Battipaglia vuole essere protagonista di questa riflessione. Per questo motivo la nostra città, si legge in una nota del comune, intende organizzare per i primi giorni del prossimo mese di ottobre un convegno al quale vorremmo che portassero il proprio contributo di idee e di proposta i livelli istituzionali territoriali, a partire dalla regione Campania e della provincia di Salerno, l'intero mondo dell'ambientalismo regionale e locale, preziosissimo nella sua capacità di analisi, di denuncia e di proposta, il mondo sindacale, le forze politiche locali e singoli cittadini ed operatori. Un appuntamento importante che ridia alla nostra città una centralità nel dibattito politico ed istituzionale. Infine l'appello. Ci auguriamo che tutto il mondo ambientalista, sindacale e politico battipagliese voglia essere parte attiva di questo appuntamento e della riflessione che con esso vogliamo avviare.